Durante le feste si registra il picco dei consumi, come da dati Istat, da ottobre ad ora il carrello della spesa ha superato l'inflazione con un più 0,5%. Si parla di circa 4 miliardi e mezzo di euro in Italia spesi per realizzare i piatti della tradizione. Ma come sarà il Natale nel piatto dei Nisseni e come sotto l'albero? Cosa hanno comprato i Nisseni in questi giorni? Carciofi, cardi, pinocchi, cipollette, questa merce che è sempre per ora. Quindi vanno per la maggiore. No. Come frutta che cosa prendono? Ah, sempre mandarancio, clementino, banane, queste cose, ananas. Qual è la ricetta tipica nissena? Tipica, no, nissena più che nissena, diciamo siciliano-messinese. Una ricetta che mi ha tramandato mia nonna, che non c'è più purtroppo. Baccalà fritto. Si friggono pure le patate, si mettono da parte, poi si deve preparare una salsa un po' lenta, non densa, in agrodolce, quindi può mettere pinoli, può mettere olive verdi, può mettere uva passa. Dopo appena bolle si mette dentro tutto, si assembla tutto in questa salsa. Delizioso, il giorno dopo si mangia pure la pendola. Senta, ma lei che cosa ha preparato? Cioè che cosa ha comprato oggi? Baccalà, quello non deve mancare mai. Assolutamente no. Ora poi ci pensiamo a quello che resta da preparare. E sotto l'albero di Natale? Pensiamo ai nipotini, ai figli, cose che servono. Perché non ci possiamo permettere di sprecare i soldi, assolutamente. Quindi, cosa che sa, per i bambini è d'obbligo qualche giocattolo. Diciamo, le carciofi arrostite, o a forno o in padella sopra il gas, col coperchio. Poi facciamo diversi, il baccalà fritto, il raviola, il brodino. Quindi tortellini? Tortellini, sì, frutta, dolcini di mandorla. Tutti fatti a casa, tutte queste cose. Di più se ne parli, meglio è. In questi giorni ha già preparato qualche regalo da mettere sotto l'albero? No, solo le buste per i nipotini per darci i soldini, perché non vogliono il regalo, vogliono i soldini. Ma cosa ci sarà sotto l'albero? Ha già comprato qualcosa da mettere sotto l'albero? Giusto qualcosina, sì, ho preso calze, cose utili, regali utili più che altro, profumi, abbigliamento, questo. Invece sulla tavola quali sono le pietanze che preferisce? I nostri sapori della cucina siciliana, chiaramente tanta roba, quindi. Che cosa metterà sotto l'albero di Natale? Abbiamo pensato a cioccolati. Quindi dolcezza e sopra la tavola invece? Sopra la tavola ci pensa mia moglie, io non ci penso io. Tra le pietanze che preferisce trovare a tavola? Vabbè, abbiamo la pasta a forno, pure lasagne, poi il capretto a forno, non so, i cardi, eccetera, eccetera.